L'arrivo di Baldi Rossi, la voglia di riscatto, il nuovo spogliatoio, non solo spogliatoio in realtà, ma una vera e propria Virtus Area, e il restyling della parte di Paladozza che ospita la Segafredo, inaugurata la presenza dello stato maggiore della squadra, tutto in stile NBA, ognuno con la sua nicchia personale, il muro griffato da tre writers che hanno disegnato l'evoluzione della V-Nera nella storia, e poi le frasi storiche di grandi personaggi. È un punto di ritrovo dei giocatori, si chiude la porta e tutti promettono, fanno, dicono, discutono, ci sono tante cose in uno spogliatoio che la gente non si rende conto, oppure sarebbero tutti curiosi, però la frase fare spogliatoio ha un significato. Parla da solo, direi, lo spogliatoio, è bellissimo, hanno fatto un lavoro eccezionale veramente e ci stanno mettendo, stanno dando il massimo per farci stare bene, si vede, ma questo si era visto già anche l'anno scorso. Stanno spendendo, stanno facendo investimenti, per cui veramente noi dobbiamo essere solo onorati per quello che riceviamo ogni giorno. Baldi Rossi invece è arrivato, ha svolto le visite mediche già in palestra per il primo allenamento. Ci dà una mano lì dove noi ne avevamo assolutamente bisogno, è il giocatore sul 4 e sul 5 che ci serviva. Non cambia tanto, è un giocatore che si aggiunge qua a noi e perciò è un buon giocatore che ha caratteristiche che può darci una mano, siamo contenti.